colore bianco della pelle è dovuto a un fatto che nell'Europa e nelle zone che hanno cominciato a mangiare il grano 10.000 anni fa, che si è sparso lentamente, il grano ha il difetto che non ha vitamina D, per cui chi consumava il grano quando era l'alimento fondamentale e non c'era latte che si mangiasse, che si bevesse, consumasse, certamente allora, perché l'intolleranza alla lattosi è arrivata piuttosto tardi, la tolleranza alla lattosi è arrivata tardi. Beh, in queste condizioni l'organismo produce i sintomi di mancanza di vitamina D, che sono il rachitismo. Il rachitismo può essere molto grave, le ossa diventano molli, in casi estremi la donna che partorisce, quando cerca di uscire la testa del bambino, le si sfonda la pelvi, e comunque il rachitismo ha... Forse avete ancora visto qualche rachitico, io ne ho visto di sicuro, io ho dovuto prendere molto olio di fegato di merluzzo quando era bambino, perché allora era la sorgente naturale della vitamina D. Bene, il grano non ha vitamina D. E allora, cosa è successo? Però ha un precursore che sotto l'azione dei raggi ultravioletti può trasformarsi in vitamina D. Ora, l'umanità deve essere tutta nera, di colore di pelle all'inizio, ma la pelle nera impedisce ai raggi ultravioletti di arrivare dentro la pelle e evita in questo modo tumori della pelle che sarebbero molto pericolosi. Questa è la funzione della pelle nera, è soprattutto questa. Però la pelle nera impedisce l'arrivo degli ultravioletti, e perché questo precursore di vitamina D si trasformi in vitamina D occorre che i raggi ultravioletti arrivino in profondità nella pelle, per cui la pelle è diventata bianca. C'è stato un vantaggio ad avere la pelle bianca, e questo è uno dei motivi, forse anche il più importante, per il quale abbiamo la pelle bianca in Europa. E quindi questa, che per noi è questo simbolo di prestigio, in realtà ha un'origine molto modesta, diciamo, no? Molto razzismo viene dal colore, delle differenze di colore della pelle, purtroppo, per cui forse se non ci fosse sarebbe più semplice, perché il razzismo è un gravissimo errore.